Oggi facciamo la ghirlanda. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì ragazzi, oggi facciamo una bellissima ghirlanda fuori porta. Ovviamente fuori porta ma non da esterni, perché è una ghirlanda in cartoncino riciclato con le anime degli Scottex. Quest'anno sto utilizzando tantissimo le anime degli Scottex. Prima di cominciare però, se ancora non sei iscritto al canale, iscriviti e rimani a far parte di questa bellissima comunità creativa. Manchi solo tu! Attiva la campanella e verrai aggiornato su tutti i video creativi che Arte per te propone due volte a settimana come minimo. E allora, adesso possiamo parlare del nostro progetto, una bellissima ghirlanda con la tecnica del keeling, un po' come abbiamo fatto la candela per il Natale, però in maniera più macro facciamo una bellissima ghirlanda. Siete pronti? E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per preparare la nostra bellissima ghirlanda in cartoncino, una ghirlanda di grande effetto tutta fatta con anime dello Scottex. Ne occorreranno 6 di questi rulli di Scottex, se sarete bravi saranno più che sufficienti. Quindi pistola a caldo e stecca di colla a caldo e attenti a non bruciarvi. Un paio di forbici, righello, del glitter ci occorrerà sia rosso che bianco che verde. Vi consiglio di comprare questi pottini qua da 60-50 centesimi circa, perché saranno sufficienti uno per ogni colore per l'intera ghirlanda. Del colore acrilico verde e del colore acrilico rosso, 2 pennelli da poco conto, un pochino di vinavil leggermente diluita. Per ogni 100 g di vinavil aggiungete 30 g di acqua. E degli strass, io li ho rossi, però ne ho dipinti un paio di file in nero con dello smalto nero. Potete fare così, oppure comprare sia quelli rossi che quelli neri. Come abbiamo fatto per la nostra candela, la prima cosa da fare è piegare in due il nostro rotolino, piegarlo ben bene e fare tante striscioline da 1 cm a testa. In tutto ci occorreranno circa 104 anelli che verranno fuori dall'affettamento di 6 rotoli, se li farete da 1 cm, perché ogni rotolo contiene 22 centimetri, quindi 22 anelli. Ok, io ho questi per esempio, perché già mi sono portata molto avanti col lavoro. Sui 106 anelli dipingetene 30 di rosso, tutti gli altri di verde. Ovviamente dipingeteli sia nella parte esteriore che in quella interna. Dopo averli dipinti tutti e fatti asciugare, prendete 48 dei vostri cerchietti e componeteli a 4 a 4 come vi sto per fare vedere. Prendiamo 2 cerchietti e uniamoli così e facciamo 2 coppie nello stesso modo. Dopodiché mettiamo un punto di colla al centro e uniamo a mo' di fiorellino. Facciamo 12 o anche 13 di questi fiorellini. Con i cerchietti rossi invece dobbiamo fare 5 petali di puncezia o poinsettia e li faremo esattamente come abbiamo fatto le foglie della nostra candela di Natale. Ve la metto lì dove c'è la I col pallino. Allora basterà unire innanzitutto a due i nostri anelli così e fissarli ben bene. A questo punto tiriamo giù e schiacciamo da una parte e dall'altra, quindi facciamo in modo che la punta dell'ovale coincida all'interno con l'altra estremità, così, e schiacciamo.
avremo questo ventaglietto. Quindi prendiamo un altro anello e facciamo la stessa cosa, quindi portiamo all'interno formando questo cuoricino 1 e 1 2. Ce ne occorreranno 5 anelli per ogni foglia barra petalo. In realtà i petali delle puncezie sono delle foglie colorate in rosso, no? Quindi mettiamo un po' di colla all'interno di un rotolino piegato e agganciamolo all'interno di uno dei due spuntoni. Ci sono 4 spuntoni in uno dei due interni. Prendiamone un altro e facciamo la stessa cosa con l'altro spuntone, quindi 1 e 2, e agganciamo l'altro sempre sull'interno, così. Questi due che sono lasciati liberi, adesso appiccichiamoli con la colla a caldo, ok? Così. Ultimo, bagniamo di colla le estremità esterne, così, e infiliamolo nella codina di rondine che si è formata superiormente. Aspettiamo che il tutto si asciughi, quindi piano piano allarghiamo gli alveoli e quello che verrà fuori sarà un bellissimo petalo barra foglia di puncezia. Di questi dobbiamo farne 5. Di un altro tipo dobbiamo farne altri 5. Comincia sempre nel medesimo modo, quindi inserendo la punta verso l'interno, ma non si arriverà a toccare l'altra, ci si fermerà prima e si schiacceranno le estremità, così. Quindi si unirà il fondo in questa maniera. E voilà. Quindi premendo il vertice, la parte sommitale, si andrà ad allargare il petalino più piccolo, la fogliolina. Fate 5 anche di questi. A questo punto vi saranno rimasti 30 anellini come questi. Dovete trasformarli tutti in foglie come questa qua, però verdi. Quindi ripetete la medesima operazione che adesso comunque andremo a fare insieme. Perché repetita iuvant, come dicevano i latini. Arrivati a questo punto prepariamo un mucchietto di glitter, io qui ho il rosso, e prendiamo tutti i pezzi rossi, quindi sia quelli grandi che quelli piccoli, 5 di questi e 5 di quelli. Intingiamo nella colla, così. Guardiamo che la figura sia tutta libera, se non lo è, nel senso se alcune parti si sono coperte, basterà soffiare dal retro per liberarle, quindi tuffiamo nel glitter. Generosamente diamo 2 colpetti per eliminare l'eccesso e voilà, il nostro petalo è bello e fatto. Guardate che meraviglia! Adesso facciamo la stessa cosa con il piccolino e voilà, anche il mini petalo è pronto per fare la sua bella figura. Cambio glitter e prendo quello bianco. Intingo una delle mie 12 foglie per farvi vedere come fare. 12/13, io ne ho fatte 13 in realtà. Scarico l'eccesso di colla e intingo nel glitter, così, generosamente. Scarico l'in più e voilà, le nostre foglie brinate sono belle e pronte. Fatele tutte così. Prendiamo la fogliolina nuda e cruda, tamponiamola nella colla, quindi tuffiamola nel glitter.
nel sacro glitter. Voilà! Guardate che bella! Guardate che bella! Bene, fatele così tutte e sei. Bene, adesso abbiamo qui tutti i nostri fiori, no? Cominciamoli a legare tra loro, costituendo una sorta di cerchio. Adesso, formata sul piano, a uno, vado a legare il tutto. E voilà, la nostra ghirlanda ha compiuto il giro. Adesso mettiamola un attimino da parte. Ora, io la lascio così, morbida, ma se voi la volete bella rigida, vi basterà mettere un'anima di cartoncino tondo, proprio un giro di cartoncino sul retro, appiccicato ben bene, e lei starà fissa e non si muoverà neanche di un millimetro. Assembliamo adesso la nostra puncezia. Questo è molto semplice, basterà accostare i petali. Io ne ho fatti 5, ma potete farlo anche con 6 petali. Prendo un altro anello, lo arrotolo su se stesso e intanto lo chiudo sul margine, ma poi lo aggancio al centro, così, lasciandolo uscire leggermente, ok? Leggermente fuori. A questo punto, a questo aggancio i petalini. Uno al centro tra i due grandi. Guardate che bella puncezia, che meraviglia! Adesso arricchiamola con degli strassetti neri che metteremo tutto attorno. Attenti a non bruciarvi durante questa fase. Al centro metterò uno strass gigante, facendo attenzione a non ustionarmi. Voilà. Mentre su ogni punta di queste metterò uno strassetto nero. Prendiamo la nostra ghirlanda e decidiamo quale debba essere il punto in cui vogliamo fissarla. Nel mio caso è un centrale basso, quindi rimpinguiamo di colla a caldo la parte che vogliamo, dove vogliamo che si appiccichi, e voilà, attacchiamola. A questo punto è il momento di far venire fuori anche le foglie, quindi, che ancora sono un po' bagnatelle, ma non importa, una, e infine mettiamo la terza foglia ad incastro e facciamo raffreddare perfettamente il tutto. Arricchisco leggermente la parte sommitale con altri 3 incroci, proprio per far sì che la parte sommitale e la parte finale siano le più ricche. Quindi, e prima di definirla terminata, prendiamo degli strass rossi e posizioniamone uno su ogni centrofiore. A questo punto la nostra ghirlanda è bella e pronta per essere appesa. Ovviamente io la appenderò dal fiore, quindi la parte superiore sarà questa. Se invece voleste appenderla dall'altra parte, quindi col peso verso il basso, vi conviene aggiungere alla vostra ghirlanda un cerchio di cartone sul retro, quindi qui nella parte retrostante, a tenere ben saldo il tutto, perché sennò il peso del fiore farebbe scendere troppo la vostra ghirlanda, mentre tenendola così il peso è ben bilanciato e le forme non sforzeranno e quindi terrà tondeggiante. Vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo, e buona preparazione a un fantastico e scintillante Natale. A dopo. A Merry Christmas, we wish you.
la nostra ghirlanda, non è fantastica? Sembrano delle anime di cartoncino? Io direi proprio di no. Anche questa potrete proporla nei colori che più vi piacciono e che più aderiscono al vostro Natale, alle vostre decorazioni casalinghe. Fatemi sapere se e come la farete. Non è un'idea nuova, è un'idea che gira da parecchio su internet, ma siccome volevo farla per me, ho condiviso questo progetto anche con voi. Quest'anno sarà proprio la mia ghirlanda di casa, avevo proprio voglia di farla così insieme ad Enzo. Se questo video ti è piaciuto, regalami per favore uno sfavillante pollice in su e condividi questo video sulla tua pagina Facebook se ti va. Questo contribuirà a far sì che Arte per Te cresca un altro pochettino e sia conosciuta da altre persone e non rimanga sommersa nella giungla del web. Bene, io spero che i miei contenuti ti piacciono tanto da potermi dedicare questo pezzettino della tua vita per fare questa cosa, e io di questo te ne sarò veramente grata, veramente, veramente, veramente. Vi aspetto sempre su tutti i miei social: Instagram cerca Arte per Te, Facebook cerca Arte per Te, Pennello Rosso di Traverso, e poi anche Pinterest, e soprattutto vi aspetto anche sui miei altri canali, Due Cuori, Una Cappa e Ombretta. Bene, passeremo un Natale bellissimo insieme, e se non vorrai venire negli altri posti, tranquillo, ti aspetto sempre qui per il prossimo video, ci conto. Ora non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima!